Salve a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Muovere le idee. Quest'oggi parleremo di Unione Europea. Quando si parla di Unione Europea, soprattutto in Italia, si parla soprattutto di euro e compiti e castighi che l'Europa proverbialmente ci assegna. Tuttavia, sono in pochi a sapere come realmente funzionino le sue istituzioni. Vediamolo insieme. Dal 1979 i cittadini dell'Unione sono chiamati ad eleggere il Parlamento europeo. Con Parlamento di solito si intende l'organo centrale di espressione del potere di una democrazia. Peccato che nell'Unione europea non sia così. Il Parlamento europeo, infatti, è tutto fuorché autonomo. Innanzitutto, esso non ha il potere di fare proposte di legge, ed è l'unico Parlamento al mondo a non avere questo potere. Questo compito spetta invece alla Commissione europea, che dopo averle prodotte le invia al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea perché le approvino. Facciamo un po' di chiarezza. La Commissione europea è il governo dell'Unione. Il suo presidente viene scelto sulla base delle elezioni del Parlamento e deve poi nominare i propri commissari e ottenere la fiducia sia del Consiglio che del Parlamento stesso. Il Consiglio, invece, è l'organo che riunisce i ministri dei 28 Stati membri dell'Unione. Attenzione! Il Consiglio dell'Unione Europea non è la stessa cosa del Consiglio Europeo. Quello europeo riunisce i capi di Stato o di Governo di tutti i paesi dell'Unione ed è il vero motore di questa istituzione. È lui, infatti, a stabilire le priorità politiche. E il Consiglio d'Europa, invece, che cos'è? Il Consiglio d'Europa invece non c'entra assolutamente nulla con l'Unione Europea ed è semplicemente un'organizzazione che promuove i diritti umani e che poteva scegliersi un altro nome. In Italia le urne apriranno per tutti gli elettori maggiorenni domenica 25 maggio dalle 7 alle 23. Essendo il sistema elettorale di tipo proporzionale, i 73 seggi spettanti al nostro paese saranno divisi in base ai voti presi dai singoli partiti, purché abbiano raggiunto almeno il 4%. Il territorio italiano è diviso in 5 circoscrizioni: nord-est, nord-ovest, centro, sud e isole. In ciascuna di esse, ogni partito presenta una propria lista di candidati, tra i quali l'elettore può esprimere fino a 3 preferenze. È importante ricordare che una delle 3 preferenze deve andare a una persona di sesso diversa dalle altre 2, pena l'amputazione di una mano. No, scherzo, pena l'annullamento della terza preferenza. Alle elezioni europee si presentano i partiti nazionali che una volta eletti entreranno a far parte di gruppi più grandi formati con i partiti degli altri paesi, quelli che condividono le loro stesse idee. Ecco qual è la situazione attuale secondo gli ultimi sondaggi, ma esaminiamoli gruppo per gruppo. Il maggior partito di destra è il Partito Popolare Europeo, che racchiuderà al suo interno Forza Italia, Nuovo Centrodestra e il Sud Tirol von Spartei. Spartai. Spartei? A fronteggiarlo troviamo il Partito di Socialisti e Democratici, che ha recentemente aggiunto il termine democratici al suo nome proprio per accogliere il Partito Democratico Italiano. In mezzo a questi due giganti sta l'ALDE, vale a dirsi il Partito dei Liberali Europei, di cui entrerebbero a far parte Scelta Civica, Fare per Fermare il Declino e Centro Democratico, che si presentano alle elezioni come un'unica lista, Scelta Europea. A sinistra abbiamo anche i Verdi, il cui rappresentante italiano è ovviamente Green Italia, e la Sinistra Unita, per la quale nel nostro paese si presenta l'altra Europa con Tsipras. A destra del PPE troviamo invece i conservatori e gli euroscettici. All'interno di quest'ultimi entrerà a far parte la Lega Nord. In ultimo, vi è il gruppo dei non iscritti, una sorta di gruppo misto europeo composto da chi non si identifica in nessun partito. Il Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia entreranno a far parte proprio di quest'ultimo gruppo. A partire da queste elezioni, ogni partito europeo propone il proprio candidato alla presidenza della Commissione. Candidati che si sfideranno in un confronto TV in Eurovisione il 15 maggio, condotto da Monica Maggioni, la direttrice di Rai News 24.